Insomma, abbiamo passato l'estate a fare le cicale, invece di riaprire quegli ospedali che abbiamo chiuso in questi anni, di assumere più medici e infermieri, di comprare nuove ambulanze, ecco ora cerchiamo di mettere una toppa al fiume che sta nuovamente per straripare. Ecco, ma tutto questo accade perché siamo inadeguati a gestire le pandemie, cerchiamo di mettere maldestramente delle pezze, oppure perché siamo colpiti da un inguaribile ottimismo per cui pensavamo di aver lasciato il virus già alle nostre spalle? Durante l'estate il ministro Roberto Speranza ha trovato il tempo di scrivere un libro, titolo Perché guariremo. Il 20 settembre ne aveva anche annunciato dal suo profilo Instagram l'imminente uscita prevista per il 22 ottobre. Evidentemente immaginava di presentarlo in uno scenario diverso. Cercavo il libro del ministro Speranza, quello edito da Feltrinelli. Sì, però è stata rimandata l'uscita. Quando doveva uscire? Giovedì scorso. Sì. Oh. Non si sa quando esce. Roberto Speranza, eccolo qua. Aspetta che devo chiedere alla collega. Libro di Speranza, quando deve uscire? C'è qualche problema, non lo fanno uscire. Ma il commento no. Ce l'abbiamo e non lo facciamo vendere. Ma è un problema di stampa? No, non è un problema di stampa, è un problema politico. Noi l'abbiamo in magazzino, però non lo possiamo distribuire. Beh, è arrivata una comunicazione, un'email. Sì, così ho sentito dai miei colleghi del magazzino che non lo possiamo vendere. Adesso hanno deciso di distribuirlo il 30 novembre. Il libro di Speranza è apparso sabato 22 ottobre solo in qualche libreria e solo per poche ore. Poi è stato immediatamente ritirato dal mercato per evitare imbarazzi. La stessa sorte è toccata anche a un dossier dell'OMS, ma siccome era molto critico nei confronti del nostro paese sulla gestione della pandemia, anche questo è stato fatto sparire. Molto più rassicurante è invece un video dove si elogiano le nostre capacità di reazione. L'Italia è stato il primo tra i paesi occidentali che si è trovato di fronte alla pandemia. Dobbiamo essere orgogliosi della qualità del nostro servizio sanitario nazionale, che è all'altezza ed è pronto ad affrontare anche questa emergenza. Il video viene rilanciato via social dal Premier Conte e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Un successo per l'immagine dell'Italia e del suo governo nel mondo. Ma sono pochi quelli che conoscono l'altra parte della storia. Ha inizio in questo storico palazzo di Venezia, è la sede di un distaccamento dell'OMS. Un gruppo di 10 ricercatori ha lavorato durante la pandemia a un dossier, titolo Una sfida senza precedenti, la prima risposta dell'Italia al Covid. 100 pagine, viene pubblicato, ma dopo un solo giorno una manina lo fa sparire. Lei l'ha mai visto questo report pubblicato dall'OMS? Sì, l'ho visto, mi è sembrato fatto bene, molto interessante, era una descrizione quasi in tempo reale, cosa che raramente succede con i documenti scientifici. A lei come se lo spiega che questo rapporto è sparito, letteralmente è sparito? Io non ho riscontrato errori, conosco il gruppo di Venezia che l'aveva curato e mi è sembrato un lavoro fatto bene comunque. Si era fatto bene quel dossier che era critico nei confronti del nostro paese. Perché l'OMS l'ha fatto sparire? Per ordine di chi? Insomma, abbiamo chiesto spiegazioni alla direzione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e ci ha risposto con una nota, a dire il vero, un po' stitica. Ci ha scritto: quel dossier è stato pubblicato per errore. Anzi, è un documento, non è un documento dell'OMS, insomma, falso, anche perché porta la firma dei suoi dirigenti, quelli anche più prestigiosi. Allora, qual è la verità? È che qualcuno ha esercitato delle pressioni per farlo togliere quel dossier. Ne sarebbe a conoscenza anche il direttore generale dell'organizzazione, Tedros, ecco, a discapito poi di un valore della Costituzione, quello del diritto dei cittadini ad essere informati sulla gestione della
pandemia. E un ruolo in tutta questa vicenda l'ha avuto anche Report, quando pochi mesi fa, all'inizio della pandemia, abbiamo denunciato che l'Italia aveva un piano pandemico vecchio e inadeguato, risalente addirittura al 2006. Tra coloro che avrebbero dovuto adeguarlo l'ex direttore generale del Ministero della Salute, oggi numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, voluto proprio da Tedros, Ranieri Guerra. Ecco, lui ci ha accusato di aver detto delle falsità. Tuttavia in quel dossier c'era la prova che Report aveva ragione e il piano italiano era vecchio e inadeguato. Poche ore dopo la nostra trasmissione una manina ci ha inviato una mail, dentro c'era il dossier. È il momento di vedere cosa c'era dentro questo dossier ed è il momento anche di far vedere un altro documento su cui è stato posto la riservatezza. Un nuovo piano pandemico era il frutto di un'elaborazione, di uno studio fatto da un ricercatore che ai primi giorni di febbraio, prima che scoppiasse il caso Codogno, aveva ipotizzato uno scenario, l'aveva fatto basandosi sui numeri dei contagi in Cina. Ebbene, questo scenario prevedeva la morte di 35.000 fino a 70.000 italiani a causa del virus. Più che uno scenario, si è rivelata una triste profezia, una grande inchiesta dei nostri Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella. A Venezia incontriamo il coordinatore dell'Ufficio Europeo dell'OMS per i piccoli stati e lui che ha guidato il gruppo di ricerca che ha redatto il dossier scomparso. È stato un lavoro immenso, lavorando 24 ore al giorno con tutto il team, con dati aggiornati a prima, cosa mai successa nell'OMS. Ma non è piaciuto? È stato approvato e quello è approvato. Francesco Zambon non nasconde la sua amarezza per il comportamento dell'OMS. L'email dell'OMS ci dice che voi siete 20 persone che avete scritto cose non controllabili, tant'è vero che loro prendono le distanze dal rapporto dicendo scusate, l'abbiamo pubblicato per errore. Il rapporto ce l'ha? Sì. Lo legga, spero di fare bene il mio lavoro e non mi faccio dire altro. Così ha alimentato dei sospetti incontrollati. Non sono perfettamente conto. Il rapporto chiaramente alimenta dei sospetti, ovvio. E di tutta questa storia, sa come andrà a finire, le posso dire? Sì. Che io verrò licenziato. Perché vorrebbe essere licenziato? Cioè dice che verrà scaricato lei per difendere qualcun altro. Io sono un pesce piccolo. E chi è invece il pesce grande? Per scoprirlo bisogna capire cosa c'era scritto nel rapporto di così compromettente da spingere l'OMS a rimuoverlo immediatamente. I ricercatori certificavano che l'Italia non aveva un piano pandemico aggiornato e confermavano sempre lo stesso, quello del 2006, come avevamo sostenuto a Report. E questo imbarazzava il pesce grosso, l'ex direttore del Ministero della Salute e oggi direttore aggiunto dell'OMS, Ranieri Guerra. Non è che il rapporto è stato tolto perché voi smentivate il numero 2 dell'OMS, cioè l'OMS Europa smentiva l'OMS generale perché Ranieri Guerra, che è il vostro assistente direttore generale, diceva che i piani pandemici li aveva aggiornati. Mandate anche quella che è la vostra ipotesi a Tedros, dovranno dare delle risposte. Immagino che abbiate sentito anche Ranieri Guerra. Ranieri Guerra è tra i revisori del rapporto sparito, ma oggi nega di saperne qualcosa. Senta, io ho trovato questo qua, che è il report dell'OMS, ma è stato lei a farlo ritirare? No. Perché è stato ritirato? Prego? Perché è stato ritirato? Lo chieda a chi l'ha ritirato. Non è che è stato ritirato perché c'era scritto che il piano pandemico italiano era uguale dal 2006. Ancora questa storia? Sì. Qui c'era scritto così, lo sa? No, non lo so. Ah, non l'ha letto? Lei no, l'ha firmato no, questo report? Io ho contribuito, non l'ho firmato. Perché non l'ha aggiornato il piano pandemico? Di cosa sta parlando? Del piano pandemico. Sì?
Se l'ho detto? Sì. Se lo vado a leggere. Per 3 anni avrebbe dovuto aggiornare i piani pandemici. No. Sì. L'obbligo è di avere un piano. Il piano c'era? Era vecchio, inadeguato. No, no, c'erano perfino, c'era scritto di fare scorte entro il 2006 degli antivirali, dottor Guerra. Mi stia distante. Senta. Mi deve stare a distanza. Senta. Va bene? Vabbè, lei mi deve stare a distanza. Non per. Il rapporto censurato dall'OMS puntava l'indice sulla mancata capacità dell'Italia a contrastare la diffusione del virus. Medici e infermieri si contagiavano perché mancavano i dispositivi di protezione. I test per scovare i positivi erano scarsi. Il dossier esprime un giudizio negativo anche sui tempi di reazione delle autorità sanitarie. C'è voluto del tempo prima che una guida formale fosse disponibile. Come dire, Ministero della Salute e Regioni non pervenuti. Il dossier portava la firma autorevole di Hans Klug, il capo della divisione europea dell'OMS. Consideri che i giorni in cui avete mandato in onda le due puntate sul piano pandemico coincidevano con la preparazione e l'inizio dell'Assemblea Mondiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rapporto faceva una fotografia impietosa della risposta italiana, con aggettivi come improvvisata, caotica, creativa. Un ricercatore ci confida che proprio intorno alla rimozione del dossier si è scatenato un conflitto all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha coinvolto anche Roma, il Ministero della Salute. Io so che è successo anche qualcosa di molto più grave con Ranieri Guerra. Ranieri Guerra ha minacciato pesantemente l'autore del rapporto. O ritiri la pubblicazione o ti faccio cacciare fuori dall'OMS. E quando l'ha detto era sulla porta dell'ufficio di Tedros a Ginevra. Ma non pensi solo a Ranieri Guerra. Il rapporto lo hanno letto anche all'Istituto Superiore di Sanità. Anche il ministro Speranza conosce la vicenda. Nel dossier rimosso, i ricercatori dell'OMS avevano sottolineato che l'Italia aveva un protocollo che non aiutava ad individuare i malati di Covid. In sintesi, non trovavamo il virus perché lo cercavamo male. Ecco perché il paziente 1 di Codogno viene scoperto tardi. Lo studio ammette che la scoperta è stata fatta grazie a un dottore che ha disobbedito alle linee guida nazionali. Il governo italiano, che poi seguiva le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, spesso un divaghe, cioè si stava creando una serie di una catena di errori incredibile, un cortocircuito pazzesco. Questi studi devono passare diversi livelli di certificazione. Con il Covid ne hanno aggiunto uno, il più autorevole. Il rapporto sull'Italia lo ha approvato anche Soumya Swaminathan, il capo scienziato dell'OMS. Senta, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale, Tedros, conosce questa storia? Sì, la conosce. Lo informò Hans Kluge, il capo della divisione europea. Gli parlò della questione. Ovviamente lo fece anche Ranieri Guerra, ma a modo suo. Tedros appoggia sempre Ranieri Guerra. Senta, ma gli infermieri e i medici che sono andati al pronto soccorso senza che lavoravano senza dispositivi medici? Perché non c'erano le scorte? Chi doveva provvedere? A chi? C'è un governo. Quindi al ministro attuale della salute? Senta, ma quanto è grave il fatto che sia stato censurato un rapporto indipendente dell'OMS? Pagato da... Ma quanto è grave? Ma come? Lei si sente generale? Dicono che sia stato letto. Qui c'è scritto che il piano non era aggiornato. La verità? Lei? No, lei non sta dicendo la verità. Allora mi dica lei qual è la verità. Qual è la verità allora? So io la verità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sul dossier censurato ha alzato un muro di gomma. Il capo della comunicazione a Ginevra è Gabriella Stern, che prima di arrivare all'OMS guidava le relazioni esterne della fondazione Bill e Melinda Gates, primo finanziatore dell'ente. Dicono che quel documento non è all'altezza degli standard dell'OMS, ma nei ringraziamenti c'è scritto che è stato ricontrollato. Perché dovrei darti un commento dal quartier generale quando questa cosa è stata gestita dall'ufficio regionale? Perché noi abbiamo ragione di credere che la rimozione sia dovuta a ragioni politiche e io penso che questo danneggi la reputazione dell'OMS. Tu non vuoi solo un commento, è noioso. Tu vuoi sapere qual è la verità. Certo che ci piacerebbe sapere la verità. Ecco, un ricercatore dell'OMS ci parla di presunte pressioni fatte da Ranieri Guerra, esercitate per far sparire quel dossier, arrivando fino anche a minacciare il coordinatore di quella ricerca, Zambon. L'abbiamo visto Zambon placcato dal nostro Giulio Valesini, messo un po' alle strette, ammettere
le sue difficoltà e dice va a finire che mi licenziano. Ecco, speriamo di no, perché il paese, l'OMS ha bisogno di scienziati e ricercatori indipendenti dalla politica. Ecco, e certo, converrebbe molto di più levare le castagne dal fuoco e magari dare in pasto all'opinione pubblica un video rassicurante e adulante sulla gestione della pandemia, magari anche con il logo autorevole dell'OMS. Peccato che sia una falsa rappresentazione. E il regista, secondo questo consulente che abbiamo sentito, questo ricercatore, sarebbe proprio Ranieri Guerra. Perché? Perché coprendo le pecche del nostro governo nella gestione pandemica avrebbe anche coperto le sue pecche, quelle cioè di non aver rinnovato il piano pandemico nazionale. Ecco, ed è un falso quando lui dice che non doveva essere rinnovato, perché lo impone il suo stesso, le linee guida del suo stesso OMS. Ecco, ogni 3 anni andrebbe aggiornato. L'Europa dal 2013 chiede agli Stati membri: comunicatemi i vostri aggiornamenti. L'ultimo dell'Italia risale al 2017, peccato che nessuno si sia accorto che era un maldestro copia e incolla di quello del 2006. E la direzione salute della Commissione europea ci ha detto che non è suo compito controllare. Anche l'ente indipendente, l'ECDC, che però pubblica l'elenco dei piani pandemici europei, non ha verificato che quella italiana, data 2010, è sbagliata di fatto. Insomma, è la Waterloo dei sistemi di controllo in tema di sanità, quella mondiale, europea, italiana. Ma qualcuno avrà anche delle responsabilità dopo che Ranieri Guerra ha lasciato il posto da direttore generale del Ministero della Salute. È subentrato Claudio Damario. Ecco, anche lui avrebbe dovuto aggiornare il piano pandemico, anche lui oggi è diventato un ex. Ma questo piano pandemico perché non era stato aggiornato? Io mi sono occupato del piano pandemico all'arrivo in ministero con una serie di riunioni, interventi che sono tutti documentati. Quanto tempo ci si mette a aggiornare un piano pandemico? Ci si mette molto tempo. Dal 2006? Io rispondo di quello che è la mia competenza e la mia professionalità. Senta, non è un problema. Qui eravamo impreparati su tutto, non avevamo stoccato le mascherine, non avevamo i reagenti per i tamponi. Allora, per la produzione dei test diagnostici non è di competenza né del Ministero né di una singola nazione. Ma eravamo pronti, secondo lei, scusi? Non è che i piani pandemici scadono, non sono yogurt. A smentire da Mario e Ranieri Guerra è un componente del comitato tecnico scientifico di oggi. Chiede di parlarci in anonimato perché ha sottoscritto un accordo di riservatezza. Il piano del 2010, quello ufficiale, era uguale a quello del 2006. Dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza, guardi i documenti a disposizione. Ci chiedevamo da cosa partiamo. Bene, abbiamo detto, c'è questo piano, invece lo apri e lo chiudi, perché è del tutto inutile. E voi al comitato tecnico scientifico non sapevate che non avevamo un vero piano? No, lo aprimmo e lo buttammo nel cestino dopo 2 minuti. E il paese ha pagato un prezzo molto alto per questo. Inadeguato, vecchio, da aggiornare, qual era il problema di questo piano? Quel piano non entra nei dettagli. Invece, quello che fai in quei momenti dipende proprio da queste cose. Insomma, ti prepari in base agli scenari. Le terapie intensive, le mascherine. Quello del Ministero della Salute era un piano che a livello operativo valeva zero. La prova di quello che ci dice il nostro testimone è nei verbali rimasti a lungo secretati del Comitato Tecnico Scientifico. Anche Damario era presente in quelle riunioni e alla fine, insomma, la responsabilità è sempre di qualcun altro. Perché, per esempio, la Germania, a fronte dei contagi, ha avuto meno morti in proporzione? Pensare che noi avremmo potuto utilizzare un software, pensate un po', dell'OMS, che ci avrebbe aiutato a calcolare quello di cui avremmo avuto bisogno per tentare di fermare l'epidemia. Perché non l'abbiamo utilizzato? Ma lei l'ha letto verbale, lei partecipava? Ma allora, guardi, noi stiamo parlando di una malattia che non si conosceva,
per la quale c'è stato bisogno di fare approfondimenti di conoscenza clinica. Quindi dovevamo avere stoccate, mascherine. Stoccate vuol dire messe da parte. Ma allora, da parte, ma guardate che le mascherine hanno delle scadenze, cioè i dispositivi hanno capito, delle scadenze. Ma, vabbè, ma si comprano mettere... tutti gli anni, dottor Damaio, qual è questo, il problema? Lei, allora, le mascherine sono dei dispositivi che alla pari di tutti i dispositivi vengono acquistati e gestiti nelle farmacie e nelle strutture logistiche regionali. Non dobbiamo dimenticare che c'è ancora il titolo quinto in Italia. No, aspetta, il titolo quinto è stato uno dei problemi principali di questa pandemia, perché ogni attività va negoziata e discussa con le regioni. Avremmo potuto utilizzare anche un software dell'OMS da 10 anni a disposizione degli stati, che è in grado di calcolare il fabbisogno di scorte di dispositivi di protezione in caso di pandemia. Basta inserire dei dati. Simula l'andamento della pandemia in un paese in funzione del tasso di contagiosità, del numero di posti letto, della popolazione, anche della distribuzione della popolazione per fasce di età. Quindi io posso fare una simulazione di questo, dello scenario, e di conseguenza, usando questa base come scenario, avendo il numero di operatori sanitari, avendo il numero degli addetti al pronto soccorso, terapia intensiva, eccetera, posso andare a stimare quanti sono i dispositivi di protezione individuale che ho bisogno. Perché non lo facciamo? Perché non lo facciamo è una domanda che sarebbe interessante porre al Ministero della Salute. Cioè voi quindi anche in tempi, tra virgolette, di pace avevate chiesto al Ministero forniteci dei dati precisi per poter pianificare una produzione di scorta? Sì, questo è un dialogo che abbiamo sempre avuto. La risposta qual è stata? La risposta è sempre stata un po' vaga. Ma quante persone sarebbero morte perché non avevamo fatto nulla per prepararci ad affrontare il virus? A fare una stima è il generale Pierpaolo Lunelli, l'ex comandante della scuola per la difesa nucleare, batteriologica e chimica. Nella sua lunga carriera ha contribuito a scrivere i protocolli militari contro le pandemie per alcuni paesi. Ha stilato un rapporto indipendente di 60 pagine, depositato in procura a Bergamo. C'erano 3 paesi, in particolare l'Italia, il Belgio e la Spagna, i quali avevano un piano pandemico aggiornato al 2006. Se noi confrontiamo il dato di questi 3 paesi con il dato della Svizzera o della Germania, che avevano i piani aggiornati, ne viene fuori che la Germania ha avuto un tasso di mortalità di circa 100 persone per 1 milione di abitanti, che se l'avessimo avuto noi avremmo avuto meno di 7.000 morti. Se avessimo seguito il sistema olandese, per esempio, che ha avuto qualche problema, arrivavamo a sotto 20.000 morti. Allora, se noi ne abbiamo avuti 35.000, lei fa subito la differenza. Un piano pandemico aggiornato avrebbe potuto evitare morti, detto proprio chiaramente. Certamente sì, ma anche se ne avessimo salvati 1.000, lei non crede che ne sarebbe valsa la pena? Insomma, secondo le stime del generale Lunelli, che ricordiamo è stato a capo della scuola militare per la difesa batteriologica, chimica e nucleare, se avessimo avuto un piano pandemico aggiornato avremmo potuto evitare la morte di almeno 10.000 persone. Ecco, insomma, il suo dossier è finito sui tavoli della procura di Bergamo, che sta, l'area più colpita, che sta indagando per falso ed epidemia colposa. Ma non è solo il Ministero della Salute che avrebbe dovuto aggiornare quel piano pandemico, dovevano farlo anche le regioni. Per questo ogni regione ha un suo rappresentante che avrebbe dovuto quantificare i fabbisogni, capire quali ospedali destinare alle pandemie, quali reparti, formare gli infermieri, fare scorte di mascherine e comunicare i dati allo Stato centrale. Dal 2006 al 2020 in pochi l'hanno fatto, e l'hanno fatto anche in maniera frammentata. Ecco, e non solo non l'hanno fatto, ma non sono stati neppure sollecitati. E pensare che era stato anche concepito un coordinamento tra Stato e Regioni, il CCM, che doveva mettere insieme appunto tutte le autorità sanitarie, tutti coloro che avrebbero dovuto contribuire in caso di pandemia. Chi era a capo del CCM in questi anni? Sempre loro, Ranieri Guerra e Claudio Damaio. Ora, proprio nella regione
più colpita 10 anni fa in occasione della pandemia aviaria erano andati a vedere come aveva tenuto il piano delle pandemie e scoprono, prendono atto che è vecchio e inadeguato, e chi avrebbe fatto più le spese in caso di pandemia sarebbero stati i più fragili, gli ospiti delle RSA. E come hanno provveduto? Di chi è la responsabilità esatta? Perché non sono qualche tipo di... Ma è così come dico io? Potreste anche intervistare qualcuno dei medici o degli infermieri di Bergamo, Brescia, chiedere, ma voi avevate la formazione? Basta chiedere, non so, intervisti un responsabile dell'ospedale, ma lei aveva gli stop? No? Gli risponderà no. Ma di quanto era elastica la possibilità di espandere la terapia intensiva? Ok, la mia terapia intensiva da 400 posti in regione può andare a 800 posti, 200 di semi-intensiva. Questi calcoli devono essere fatti, perché il piano pandemico deve fare anche questo, ma deve fare in modo che il personale sia informato su tutte quelle che sono IPC, cioè prevenzione e controllo delle infezioni, che è un grosso problema in Italia. Perché io so di persone che vengono spostate da un reparto all'altro. Senza formazione. Cosa può succedere con senza formazione? Cioè, questi sono stati veramente degli errori. Anche in Lombardia il piano per affrontare le pandemie era fermo al 2006. A Bergamo il Covid finora ha fatto più di 3.000 morti. Voi avete mai fatto un'esercitazione? Ma assolutamente no, stiamo facendo la guerra, non le esercitazioni. Dovevamo farle prima le esercitazioni. Un'omissione gravissima che era quella di essere pronti, ma operativamente. Il Ministero ce l'ha un piano pandemico oggi? No, non so, bisognerebbe chiederlo al Ministero. Eppure già nel 2010, in occasione dell'influenza aviaria, la giunta regionale guidata da Formigoni aveva valutato la tenuta dell'applicazione del piano pandemico del 2006 e fu giudicata critica. Non hanno funzionato le linee di comando, sono mancati i piani dei posti letto nei singoli ospedali, è mancato lo stoccaggio degli antivirali, quindi dei medicinali e dei sistemi protettivi. Non è stata potenziata l'assistenza domiciliare integrata, quindi è mancato l'apporto dei medici di base. E c'è un punto che è veramente inquietante, è mancato il rapporto con le RSA, le case di riposo degli anziani. Possiamo dire che a distanza di 10 anni è un'autovalutazione quasi profetica. Eh sì, è impressionante perché tutte le lacune che allora si manifestarono di fronte a una mite pandemia, di fronte al SARS-CoV-2, alla Covid-19, sono diventati problemi drammatici che hanno avuto effetti esplosivi, effetti tragici sulla popolazione lombarda. Le risulta che la Regione Lombardia abbia aggiornato il piano? La Regione Lombardia ha in mano, ha in dotazione un piano che risale al 2006, che nel 2010 era stato giudicato sostanzialmente fallimentare dalla stessa giunta regionale. Avevano già testato nel 2010 quanto fosse inadeguato quel piano. Non aveva retto neppure di fronte ad una debole pandemia come l'aviaria. Tuttavia, non prendono un solo provvedimento per adeguarlo. E intanto la Procura di Bergamo da mesi indaga, ha il delicato compito di capire chi e perché ha fatto sparire i dossier dell'OMS. Su questi temi i familiari delle vittime da virus hanno presentato degli esposti. Proprio in maniera che sia evidenziata la responsabilità politica, partendo dalla mancata chiusura di Alzano e Nembro e arrivando al piano pandemico che manca. Tutto quello che c'è in mezzo è una gestione eroica di medici, infermieri, operatori sanitari, guidatori delle ambulanze, che hanno cercato di fare quello che potevano, con quello che avevano. È per quello che continuiamo a insistere sulla responsabilità politica. Questa è una responsabilità politica. Questa è l'omissione, diciamo così, più grave, perché da lì poi è derivata l'impreparazione totale da parte del sistema territoriale. Ci stiamo attivando per fare una sorta di class action in sede civile. Una class action nei confronti di chi non ha adeguato i piani pandemici. Ma c'è un secondo piano nazionale anti-Covid che è stato a lungo tenuto riservato, questo di cui il report è venuto in possesso. La storia riguarda un ricercatore, un consulente del Comitato Tecnico Scientifico, Stefano Merler, studia la diffusione del virus in Cina ed elabora un modello per uno scenario per l'Italia, anzi tre scenari applicando un modello matematico. Ecco, e secondo lo studio di Stefano Merler, quello che viene ipotizzato nello scenario
più tragico conta dai 35.000 ai 70.000 morti. Guardando i numeri di oggi, quello scenario si è dimostrato una triste profezia. Quello studio viene messo nelle mani dell'Istituto Superiore di Sanità, siamo ai primi giorni di febbraio, che lo gira immediatamente ai propri tecnici, quelli del Comitato Tecnico Scientifico. Elaborano in un mese un piano pandemico nuovo, tarato su questi numeri, anzi ipotizzano anche un terzo scenario bis, di cui vi diamo in esclusiva i numeri. Ecco, si parla di 3 milioni di contagi in un anno, 200.000 in terapia intensiva, con picchi di 42.000 in contemporanea. Ecco, quando avevamo all'epoca un massimo di 6.000 terapie intensive. Capite da soli che di fronte a questo scenario il nuovo piano anti-Covid è inapplicabile al nostro sistema sanitario. Quindi che cosa fa il governo? Anche consigliato dai tecnici, declassa il nuovo piano anti-Covid a semplice scenario, lo rinfila in un cassetto, ci mette un sigillo di riservatezza, ma il nostro Giulio Valesini è riuscito ad averlo. Credevamo tutti di avere più tempo per agire. Nel documento tenuto segreto c'è scritto che si sarebbe arrivati a 1.000 casi di contagio in 2 mesi, invece ci siamo arrivati dopo pochi giorni, erano sbagliate le previsioni quindi. Le spiego, eravamo convinti di partire da un livello zero, poi se le cose fossero peggiorate saremmo andati a livelli successivi. Invece la situazione è che ci siamo trovati subito nello scenario peggiore dopo Codogno. Dunque dopo il 20 febbraio si sono trovati non all'inizio della pandemia ma nel pieno. Il consulente Stefano Merler della Fondazione Kessler aveva informato l'Istituto Superiore di Sanità già ai primi giorni di febbraio su quali scenari sarebbe andato incontro il paese. Il Comitato Tecnico Scientifico aspetta una settimana per cominciare a valutarli. Il 12 febbraio chiede a un gruppo di lavoro di scrivere un piano di risposta entro 7 giorni. Il piano arriverà solo il 4 marzo, quasi un mese dopo, ma è tardi. Per questo quel piano imbarazza e oggi viene negata l'esistenza. Perché ancora oggi viene negata l'esistenza di questo piano? Non lo so, ma lì c'è tutta la verità. È scritto che le tempistiche del contagio dipendevano da quando sarebbe entrato in Italia il primo caso. Secondo lei, quando è iniziata la pandemia in Italia? Certo, non il 20 febbraio a Codogno. A gennaio c'erano già molti casi, ormai è sicuro. Gli scenari descritti dal documento tenuto riservato dal governo sarebbero esatti, una verità che emerge anche da uno studio realizzato da alcuni ricercatori della regione Lombardia. Il primissimo caso lo troviamo al primo di gennaio. Noi a partire dal primo caso abbiamo iniziato, cioè in Lombardia sono iniziate quelle che sono delle azioni di contact tracing e di indagine epidemiologica sui contatti stretti dei soggetti che di volta in volta risultavano positivi. Ritornando indietro nel tempo si è potuto sostanzialmente ricostruire quello che era un po' la storia clinica di questi soggetti. Altri ricercatori hanno trovato tracce del virus in Italia prima di Codogno, analizzando i campioni delle acque di scarico delle fogne prelevati nei depuratori tra ottobre e febbraio e poi conservati presso l'Istituto Superiore di Sanità. In 3 grosse città del nord Italia, che erano Milano, Torino e Bologna, si è potuto notare come effettivamente alcuni di questi campioni erano positivi per il virus. In particolar modo su Milano e Torino il 18 di dicembre. Della possibilità che il virus fosse già in giro da tempo, chi ha redatto il piano pandemico sulla base degli scenari catastrofici di Merler non ha tenuto conto e alla fine hanno preferito segretarlo. Il piano segreto c'era o no? Beh, perché lei a un certo punto ha detto che c'era un grado di riservatezza, lei faceva parte del Comitato Tecnico Scientifico. È stato l'11 di marzo. Ma esiste o no? Questo me lo può dire? Ma non lo chiedo a me. Ma lei faceva parte del Comitato Tecnico Scientifico. Lo chiedo a chi l'ha detto, l'ho detto io. Sì, l'aveva detto proprio lui in una delle tante trasmissioni a cui aveva partecipato. Report ieri
dice che il piano pandemico italiano non è stato aggiornato dal 2010. Lei, professor Guerra, era fino al 2017 direttore generale per la salute preventiva del Ministero della Salute. Quindi in qualche modo era anche responsabile di questo piano pandemico. È vero che non lo avete aggiornato? Non è così. Il report può dire quello che vuole, ma sa, ci sono anche dei livelli di confidenzialità che devono essere rispettati. L'hanno tenuto segreto perché era l'ammissione al fatto che l'Italia non lo aveva e quando l'hanno finito in fretta e in furia era stato già sorpassato dagli eventi, lo dice tra le righe lo stesso ex direttore generale del Ministero. Il piano anti-Covid è stato praticamente maturato in seguito all'osservazione dei modelli matematici che sono stati poi con gli esperti di questi, diciamo, modelli matematici, e quindi è stato sviluppato in base a quello che erano le problematiche assistenziali e intensitative. Quello è stato messo in piedi con poco tempo. Ma è stato messo in piedi o no? Perché il ministro Speranza dice che non esiste? No, questo piano di programmazione e di esiste. Speranza questo... sta mentendo? No, va bene, è interessante sapere. Io dico solamente che questo piano è stato poi recepito. Ognuno di noi ne ha ricevuto una copia da parte del Ministero, ognuno di noi ha letto questo piano, lo ha condiviso e validato, punto. Questo marzo. E questo piano praticamente era a disposizione della politica, perché noi siamo tecnici. Certo. Dunque, il nuovo piano per rispondere alla pandemia in base agli scenari del documento segretato era a disposizione del Ministro della Salute, ma quando Speranza viene convocato dal Copasir, la sua audizione viene segretata. Io non posso venire a dire a lei una discussione che è coperta da segreto di Stato. Perché negare qualcosa che si è scritto, a cui si è lavorato? Io quello che posso dirle è che ci sono state una serie di analisi di scenario rispetto alle quali il governo si è assunto determinate responsabilità. Di non crederci? Rispetto alle quali il governo si è assunto determinate responsabilità. Ma dai documenti che Speranza deposita emerge che di fatto un nuovo piano non era stato completato neppure dopo l'esplosione della pandemia, e ad ammetterlo è Agostino Miozzo, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, in un verbale del 27 aprile che report vi mostra. Un piano non c'è mai stato, si trattava solo di scenari di studio. Questa è la versione che Miozzo suggerisce, che sarà ripetuta anche dal ministro Speranza. L'anomalia è che sul frontespizio del documento di 53 pagine del 2 marzo di cui report è venuto in possesso si usi proprio la parola piano nazionale. Perché il comitato tecnico scientifico lo declassa scenario? Forse perché non era in grado di applicarlo come richiedeva la legge. Il 7 febbraio voi chiedete all'Istituto Superiore di Sanità, al Ministero, di fare un nuovo piano pandemico, poi dite al Ministro Speranza no, non c'è il piano pandemico segreto. Eccolo. Perché mi guarda così? La verità al paese la vogliamo raccontare o no? Non ti dico niente. Ma cosa avete da nascondere? Io non ho niente da nascondere, ti rispondo solo se mi autorizzano. Ma cosa c'è da nascondere? Aia. Perché il piano pandemico non c'era, il Ministero non l'aveva, giusto, dottor Miozzo? Anche te. Allora, voi d'urgenza... Non ti rispondo, è inutile che ci provi. Ma abbiamo fatto a non aver avuto un piano pandemico? Posso andarmene, ma non ci provare. No, come non ci provare? Non ci provare, ti ripeto che rispondo se mi autorizzano a rispondere. Se mi autorizzano, dice Miozzo. Invece il Ministero della Salute, a cui abbiamo chiesto se dava l'autorizzazione a Miozzo, dice no, dipende da Miozzo, non ha tempo. Ecco, abbiamo capito che c'è un po' il gioco dello scarica barile e un certo imbarazzo a parlare del nuovo piano anti-Covid. Ranieri Guerra, che quando il nostro Giulio Valesini gliel'ha fatto vedere, ha fatto lo gnori. Invece l'altro ex direttore generale del Ministero della Salute, Damario, ha detto no, il piano nuovo c'è, l'abbiamo fatto, preparato, l'abbiamo messo a disposizione della politica, del Ministro della Salute. Invece quando poi Speranza è andato in audizione al COPASI, al Comitato Parlamentare per il Controllo sulla Sicurezza, che cosa ha fatto? È stato segretato la sua audizione, ha depositato anche due documenti, tra cui lo scenario di Merler e il nuovo piano anti-Covid, declassato però a mero scenario.
perché? Ecco, su questo sta cercando di fare chiarezza la procura di Bergamo, che è un pool di magistrati coordinati dal procuratore Antonio Chiappani e da Maria Cristina Rota, con l'aiuto della Guardia di Finanza, che pochi giorni fa è entrata nell'Istituto Superiore di Sanità e ha sequestrato il materiale, le mail, i documenti presenti sul PC del presidente Silvio Brusaferro e anche le sue chat dal 21 febbraio al 30 giugno. Brusaferro, lo diciamo, non è indagato, ma la Procura di Bergamo vuole anche vederci chiaro su quello che è il dossier dell'OMS fatto sparire. Quanto è credibile un OMS guidato da Tedros che ha consentito quelle pressioni di far sparire il dossier critico nei confronti del nostro paese sulla gestione della pandemia, umiliando anche i suoi ricercatori? E la sparizione del dossier è stato anche oggetto di un nostro scambio di mail col ministro della Salute Speranza. Dunque anche lui sa, ma non ha voluto rispondere, così come non ha voluto rispondere del perché il nuovo piano contro le pandemie era stato declassato a scenario. Ecco, forse è il momento di dire la verità, nient'altro che la verità, se non altro per rispetto, per la memoria di quei fragili che non abbiamo saputo difendere.